Siamo qui insieme a Pietro Marino, imprenditore mazzarese, che è qui alla Festa del Pane, alla terza serata. Siamo arrivati alla terza serata in rappresentanza di tutti gli sponsor che hanno reso possibile l'evento. Ringrazio veramente la bellissima manifestazione organizzata da Lunac, ma è chiaro che è realizzata e prodotta da Francesco Foggia ed Alessandra Lamia, che sono state veramente meravigliosi. Non avevamo dubbi, io sono stato felice e orgoglioso di farne parte, di aver contribuito a gran parte come sponsorizzazione per questa magnifica realizzazione, questo bellissimo spettacolo. Però è chiaro che non sono stato da solo, io rappresento quanto parlo, cerco di rappresentare tutti coloro i quali hanno contribuito insieme a me, chi più chi meno, ma tantissimi hanno voluto e hanno avuto il piacere come me di partecipare e, come dire, dimostrare alla città di Mazara del Vallo, in questo caso ne ha beneficiato Borgata Costiera, con grande partecipazione e con grande desiderio. Forse è da 3 anni che non si facevano più spettacoli a causa del Covid, ma dico la verità, Francesco Foggia è uno che ci coinvolge tantissimo, ci rende partecipe e, come dire, noi soprattutto io, insieme a tutti coloro che erano vicini a me, abbiamo dato veramente il massimo e, perché no, siamo felici di questo bellissimo spettacolo, di questa bellissima performance organizzata da Francesco Foggia. Tutte e 3 sere sono state meravigliose, io mi sono divertito tantissimo, ho visto veramente tanta gente che si sono avvicinati a vedere questo bellissimo spettacolo e, come dire, ha dato onore alla città di Mazara del Vallo prima e a Borgata Costiera dopo. Ringrazio personalmente, ci tengo a dirlo, tutte le imprese, tutti gli imprenditori o piccoli artigiani come me che hanno partecipato con grande piacere e grande onore, contribuendo, chi con somme di denaro, dando contributo, chi addirittura donando chi più che meno quello che serviva per la manifestazione e chi addirittura ha messo in campo anche l'arte, la propria persona, il proprio estro, come Gerry Bianco e i suoi giustamente artisti per realizzare questi bei manufatti. È chiaro che tengo a precisare, voglio ringraziare di vero cuore tutti i miei collaboratori, perché per me non sono dipendenti operai, perché li voglio bene come figli, che mi hanno sempre, come dire, accontentato e ogni richiesta mi hanno soddisfatto. Hanno soddisfatto me come amico, come il loro, diciamo, titolare dell'impresa, ma per me sono collaboratori meravigliosi e che per 15 giorni, 20 giorni hanno dato la possibilità di realizzare gli intonici, i punteggi, affinché questa bellissima manifestazione e questi artisti meravigliosi potessero realizzare le bellissime opere che sono rimaste qui. Ringrazio Cromat, che era EMA, Stucchificio Torinese, soprattutto per l'ultimo giorno di corsa, per aver realizzato la scritta Borgata Costiera, consiglio Maurizio per aver realizzato l'illuminazione e tutte le varie imprese, da Poiatti a Fastificio Gallo e tutte le piccole imprese che hanno partecipato danno il loro contributo. Vi ringrazio di vero cuore, siete state meravigliose, ringrazio voi, ringrazio me, sono felice per voi. Viva Mazara del Vallo, viva Francesco Foggia, viva Borgata Costiera, viva Lunac.